L'Italia inizia a interessarsi della Somalia su istigazione, diciamo, su proposta dell'Inghilterra, perché aveva interesse a fermare un po' la presenza della Germania e della Francia. Affitta dal sultano di Zanzibar alcuni porti, Mogadiscio, Merca ed altri, brava, e cede in un primo momento il tutto, cioè questo affitto, a una società privata italiana, Rubettino. Gli italiani iniziano nel 1903 ad avere una colonia vera e propria perché l'hanno acquistato dal sultano di Zanzibar, questa Somalia meridionale, il Benadir, e trovano delle condizioni pessime, un paese completamente come dire, non governato, colmo di boscaglia, arido o semiarido, un paese dove la popolazione era molto povera. Incomincia con una prima azione veramente ottima. Mi guardi, ma lo ripeti. Toglie la schiavitù. Una delle primissime leggi fatte all'Italia è togliere la schiavitù alle popolazioni schiave dei Somali. Il primo provvedimento che fa l'Italia è quello di togliere la schiavitù alle popolazioni schiave dei Somali, il che creò qualche problema per i cosiddetti liberti inizialmente, ma poi fu utile perché si inserirono meglio nelle attività produttive e in particolare nelle attività agricole. I Somali infatti non amano e non amavano l'agricoltura e attraverso questi schiavi utilizzavano costoro per coltivare le terre. Diciamo che soltanto negli anni 20 incomincia l'opera di conoscenza effettiva della Somalia. Infatti nel 1923 il Duca degli Abruzzi crea una grande azienda a Johar Villa Abruzzi, dove vengono coltivate oltre 7.000 ettari di terra a canna da zucchero e a culture varie. Il Duca degli Abruzzi crea non solo una serie di attività, industrie, ma costruisce una diga con materiali, e in particolare il cemento, il ferro, per costruire la diga, portati dall'Italia. Nel 1924 Cesare Maria De Vecchi, nominato governatore della Somalia, realizza a Jenale una grande diga di sbarramento sul Webi Shebeli e realizza altresì un grande comprensorio agricolo di Jenale, ove attraverso canali venivano portate le acque di questo fiume nelle varie aziende. Ma si trattava di aziende, come dire, dove era soltanto presente la boscaglia o la savana, quindi terreni inutilizzati da secoli, terreni alluvionali, freschi, profondi, fertili, ma dove non c'era né una popolazione agricola che praticasse l'agricoltura, né era possibile trovare popolazioni che si dedicassero all'agricoltura. Quindi
sorse questo grande comprensore agricolo che inizialmente era dedito principalmente alla cultura, era utilizzato per la cultura del cotone, ma poi iniziò la coltivazione del banano e quindi le esportazioni di banane verso l'Italia. Io sono stato in Somalia per oltre 12 anni e ho visitato le aziende agrarie esistenti nel comprensorio originale, nel comprensorio irriguo del Giuba, nel comprensorio irriguo di Afgoi, e ho visitato altresì l'azienda agraria che era stata creata dal Duca degli Abruzzi, un'azienda agraria meravigliosa dove c'era l'ospedale, il villaggio per le popolazioni somale, c'erano le infermerie, c'era tutto, la moschea e la chiesa cattolica, e il tutto in un clima di grande collaborazione, poiché effettivamente il Duca degli Abruzzi era molto amico dei somali. Devo dire altresì che De Vecchi si comportò molto bene nei riguardi dei somali, infatti voleva che fossero non solo trattati bene, ma impose che in ogni azienda agricola sorgesse il villaggio per i somali e le moschee. Cioè, solo grazie a questo clima di collaborazione tra italiani e somali si poté sviluppare, per esempio, la cultura del banano, dell'arachide e del sesamo, culture che consentivano alla Somalia di esportare notevoli quantità di banane. Gli italiani delle aziende agrarie non erano spocchiosi, non erano alteri, si rendevano conto della necessità che avevano di avere questi lavoratori somali e si comportavano, direi, come infermieri, come amici di questi somali. Devo dire che la collaborazione tra italiani e somali nelle aziende agrarie era ottima. Mogadiscio, e mi racconta gli edifici che hanno già costruito, l'architettura che ha rinnovato. Ecco. Girando per Mogadiscio si rimaneva colpiti dalla formazione di questa città, nel senso che si trattava di una città molto europea. C'era una serie di edifici realizzati e innanzitutto c'era questo palazzo del governo che era stato realizzato negli anni 20, e poi di fronte c'era questa cattedrale bellissima, molto simile a quella che c'è a Cefalù in Sicilia, quasi una copia, molto bella e molto utile, perché gli italiani la domenica in particolare si recavano in chiesa per i riti religiosi. Poi accanto c'erano una serie di locali, bar e una serie di abitazioni civili. Fin là c'era una sede del governo italiano, che diventò sede dell'Assemblea Nazionale Somala negli anni 50. C'erano poi una serie di sedi di scuole italiane, il liceo costruito ex novo dove studiavano italiani e somali, ginnasio, liceo, scuola elementare, scuola media. E poi diciamo che c'erano degli alberghi, in particolare un albergo che si chiamava La Croce del Sud, molto, dove gli italiani si riunivano la sera quando finiva e stava per venire il tramonto. Si riuniva, si beveva,
generalmente spremuto di pompelmo, e gli italiani si raccontavano un po' con la nostalgia i ricordi della Somalia, si raccontavano un pochino che cosa avrebbero potuto fare nei giorni di festa per fare qualche safari fotografico, oppure anche per qualche safari per uccidere qualche animale. E poi c'erano le signore che in particolare rendevano piacevole questi pomeriggi italiani. Nel giugno del 1940 ha inizio la guerra tra l'Italia contro l'Inghilterra e la Francia. Certamente non era facile difendere la Somalia, che aveva dei confini con il Kenya, con l'Etiopia, con la Somalia francese, con la Somalia inglese in particolare, non con la Somalia francese. E inizialmente le truppe italiane riuscirono a conquistare la Somalia britannica, Berbera e le città della Somalia britannica, ma dal Kenya iniziò un'offensiva molto forte da parte delle truppe inglesi e sudafricane. Le debolissime capacità di resistenza furono travolte, tanto che poterono arrivare le truppe, diciamo, inglesi a Mogadiscio con molta facilità. I rapporti con dopo poco la Somalia fu tutta occupata. I rapporti della nuova amministrazione britannica con gli italiani non più dei più felici, perché purtroppo l'amministrazione militare britannica fece delle azioni per alcuni aspetti indegne, tolse e tirò via la linea ferrata che c'era tra il villaggio degli Abruzzi e Mogadiscio, per esempio, distrusse e portò via i macchinari della salina di Afun, diede prova di una alterigia, di una incomprensione, di una, come dire, lotta agli italiani. Il tutto non fu positivo. Veniamo ai fatti di Mogadiscio. Ci arriviamo. La Gran Bretagna sperava che alla fine della guerra si potesse costituire una grande Somalia sotto l'influenza diretta e indiretta della Gran Bretagna. E a tale fine cercò di seminare zizzania, creare o utilizzare meglio un partito di i cosiddetto giovani somali, i quali erano soltanto, facevano parte di una capilla dei Darot e non erano sviluppati, mentre diciamo la maggioranza assoluta, per non dire il 75-80% di tutte le capille, di tutta la popolazione somala, era favorevole al ritorno dell'Italia in Somalia dopo la guerra. Le trattative portate avanti da De Gasperi e Sforza per riottenere le vecchie colonie andavano alle lunghe. Nel 49, nel gennaio del 49, c'è una pagina dolorosa e triste.
da un lato doveva arrivare come arrivò una commissione dell'ONU per vedere se le ex colonie italiane, e in particolare nel caso in esame la Somalia, potesse essere considerato un paese da a cui dare l'indipendenza o meno. Si formarono subito dei grandi gruppi, da un lato i pro-Italia, diciamo, i somali facevano grandi dimostrazioni a favore del ritorno dell'Italia, e dall'altro lato c'era un piccolo gruppo formato da queste iscritti o simpatizzanti della Grande Somalia e comunque delle popolazioni Darot, che facevano dimostrazioni a favore dell'Inghilterra o comunque dell'indipendenza della Somalia. Alla venuta nel gennaio del 49, allorché arrivò questa commissione dell'ONU, questi due gruppi si scontrarono, ma durò un breve periodo di tempo. Invece il gruppo favorevole al ritorno dell'Inghilterra o comunque dell'indipendenza si scagliò contro gli italiani, nelle case degli italiani, uccidendo bambini, donne, uomini, si salvarono coloro che si rinchiusero nella cattedrale o nelle chiese, o qualcuno, perché ci fu una uccisione in consulta di italiani, povera gente, tra parenti, che lavorava, in quel periodo vivevano alla meglio, erano sotto amministrazione britannica, quindi anche erano mal visti. Una uccisione di tanti somali, ma furono uccisi anche di tanti italiani, ma fu ucciso anche qualche somalo negli scontri, veramente nociva ai buoni rapporti tra questi popoli, tra il popolo italiano e il popolo inglese. Sforza cercò di, in tutti i modi, di intervenire sul ministro degli esteri inglese Bevin, ma purtroppo non si ebbero dei buoni risultati, perché l'amministrazione britannica riteneva di non esserci entrata. Non è vero tutto questo. In Somalia c'erano degli ufficiali inglesi, allorché venne fatta la commissione inglese per verificare, per vedere cosa era successo, diede responsabilità alle autorità inglesi, non solo di non essere intervenute, ma sembra anche di avere alcuni, spinto i somali a uccidere gli italiani e a non far muovere i gendarmi che erano la polizia, che era là a due passi da queste case degli italiani. E quella è una pagina tristissima, perché il governo italiano lo venne a sapere anche dopo, attraverso il console italiano, si chiamava Della Chiesa, che era a Nairobi. Fu mandato da De Gasperi persino il presidente della Croce Rossa in Somalia, ed era evidente a tutti che si era trattato un'uccisione orribile, ingiusta, di gente che non c'entrava nulla. È qualche cosa di doloroso che rimase. Per la verità, gli inglesi, quando durante il periodo di amministrazione loro non riuscivano a portare avanti i loro programmi agricoli, si rivolsero agli italiani e fecero un accordo con la società che si chiamava SACA per riuscire a produrre il grano, cioè il mais, la durra, l'arachide, il sesamo,
perché altrimenti la popolazione rimaneva morta di fame. Cioè, gli italiani conoscevano bene l'ambiente. È stato un errore non solo allontanare, prendersi tutti i trattori, se li portarono via, prendersi le attrezzature agricole, distruggere tutto. Fu un grave errore, dobbiamo dire la verità, della Gran Bretagna e comunque di questi governatori, di queste forze armate britanniche. Quella è una pagina brutta. Ok, grazie. Dirigevo una scuola, collegio, aveva creato una scuola agricola, che poi era, durante il periodo dell'amministrazione britannica, era diventato tutto boscaglia, e l'amministrazione fiduciaria fece togliere tutta la sboscare e ritornarono i capannoni, tutto, i letti, tutto. Era dentro l'azienda sperimentale agraria di Genova di 500 ettari, creata allora dal governo italiano. No, che c'era stato un grande. Quando sono venuti via gli italiani? Io sono rimasto fino al 66 perché l'amministrazione, cioè, facevo parte dei quadri del governo italiano che cedeva l'assistenza tecnica italiana.